pomeriggio ragazze, video aggiornamento capelli ricci, non sul taglio, li ho tagliati ancora, giuro che la finirò, tipo tu cosa ci fai qua? Me li sto tagliando da sola praticamente i capelli, ma questa è un'altra storia. Vabbè, comunque video aggiornamento prodotti per i ricci, partiamo da shampoo balsamo, colorazione, styling e prodotto bonus. Allora, da dove iniziamo? Partiamo dalla cosa più veloce, ovvero shampoo e balsamo che sto utilizzando nell'ultimo periodo. La new entry, l'avete vista tra i regali di Natale, sono lo shampoo e il conditioner al Iris Sibirica, Siberian Iris, e Rhodiola Rosea il conditioner, questi due boccettoni che mi sono stati regalati a Natale. Mi piacciono, li ho utilizzati 3 volte, shampoo e balsamo insieme in combo, e invece prima di loro ho utilizzato per almeno 2 mesi, se non di più, Dalsana, per farvi capire più o meno come periodo, infatti sono quasi finiti, li finirò a brevissimo, shampoo rinforzante con spirulina e balsamo rinforzante con spirulina di Giada Cosmetics. Mi piacciono moltissimo questi prodotti, con entrambe le combo mi trovo molto molto bene. Gli shampoo sono profumati, mi fanno i capelli morbidi, mi piacciono al tatto, conditioner levano i nodi, che è quello che devono fare, levare i nodi, e quindi mi piacciono, scusate, mi pettino un attimo, e qui mi pettino così, mi piacciono entrambi e 4 i prodotti. Dopodiché passiamo, di tutti i prodotti che vedrete vi dovrò dire tante cose perché mi avete chiesto tanto questa recensione, quindi voglio dirvi tutto quello che mi viene in mente. Colorazione: io faccio la tinta da sempre, ci sono stati periodi in cui da ragazzina facevo l'ennè, ma l'ho sempre tenuto in posa troppo poco, quindi sono sempre tornata alla tinta. Adesso è all'incirca da 2 mesi che non faccio il colore, mi avvicino in modo che voi possiate vedere bene i riflessi, non faccio il colore ma utilizzo le erbe tintorie di Michele Rinaldi. I ciuffetti più chiari che vedete qua ci sono perché comunque faccio la schiaritura, adesso è da mesi che non la faccio in realtà, sulle lunghezze, per fare un effetto ciuffini, li chiamo io, in realtà è tipo un colpo di sole. I due colori che io utilizzo di Michele Rinaldi sono la miscela Samantha rosso ramato, Harry, mischiata con l'ennè classico rosso. Vi racconto brevemente più o meno i pro, i contro, il perché sì e il perché no dell'utilizzare le erbe tintorie. Allora, partiamo dai sì. Il costo secondo me è contenuto, con all'incirca 20 euro ci fate 2 applicazioni più o meno, forse a seconda, ovviamente prima con i capelli lunghissimi mi serviva una confezione per volta, adesso una confezione mi dura almeno 2 volte. Io mischio all'incirca in proporzione 3-1 il rosso ramato con il rosso classico, quindi come costo sicuramente vi costa meno che non andare dalla parrucchiera a farvi la tinta. Dalla parrucchiera più economica che potete trovare, non lo so, colore piega, può costare 30-40 euro fino ai 100 e a voglia dei parrucchieri più cari, quindi il primo pro è il costo. Il secondo pro è il tempo. Io ad esempio da parrucchiere posso andarci solo il sabato, quindi che cosa succede? Che spesso devo investire tutto il sabato mattina o tutto il sabato pomeriggio dal parrucchiere perché in settimana non ho possibilità di andare. Facendovi il colore, le erbe tintorie in questo caso, in casa vi potete gestire una domenica di pioggia, una serata che siete in casa e non avete niente da fare, vi potete fare l'ennè, un lunedì che i parrucchieri sono chiusi, insomma vi potete gestire un po' il tempo come volete voi. Il terzo pro è indubbiamente la qualità di cosa ci mettiamo in testa, cioè io non sono mai stata particolarmente paranoica sull'utilizzo di tinte, però ecco, sicuramente per chi ha magari problemi di intolleranze a ingredienti contenuti all'interno delle tinte chimiche, in questo caso non dovrebbe avere problemi, o comunque sappiamo esattamente che cosa ci stiamo andando a mettere in testa, e questi sono secondo me i pro. I contro sono, Harry, non mi graffiare il vetro, Harry, basta. I contro sono, è più un riflessante. Ah, un altro pro, io ho i capelli bianchi coperti, allora questa è la zona in cui io ho più capelli bianchi,
non so quanto io riesco ad avvicinarmi, però se vedete dei fili sottili, 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 rosso, rame, quelli sono i miei capelli bianchi coperti. Quindi nel mio caso il capello bianco è stato coperto. La mia collega, Harry, mi stai facendo arrabbiare, basta. La mia collega che ha il capello scuro e ha molti più capelli bianchi di me ha dovuto fare 2-3 applicazioni e le è venuto un buon risultato, però ecco, per chi ha tanti capelli bianchi probabilmente mettetevi un po' nell'ottica di dover fare più applicazioni per coprirli. Ho perso il filo, sì, ah, mi concupo, sì, dicevo che mi ha coperto i capelli bianchi, li ha resi esattamente di questo colore qui dei riflessi, che è poi quello che mi piace. Quindi se io facessi questo colore tutta la vita, pian piano tutti i miei capelli bianchi diventerebbero ramati. I contro sono, e sostanzialmente, ah, sono sostanzialmente due, sì, che dicevo, che è più forse un riflessante che non una tinta, nel senso che evidentemente voi vedete la mia ricrescita, dove io ho il colore di capelli mio originale, naturale, è più scuro rispetto alle punte che erano schiarite. Questo capita sì anche con la tinta, però ecco, la potenza dell'erba tintoria è forse, cioè è più bassa rispetto alla tinta classica, perlomeno con questo colore di capelli che faccio io. E poi schiarire è molto più difficile, cioè con un capello come il mio, se volessi diventare da domani bionda, ovviamente con una decolorazione tinta ho un risultato, con le erbe tintorie non lo so se potrei mai ottenere un biondo, ecco, probabilmente no. L'altro unico grosso contro, per quanto riguarda me, è il casino che si fa in casa, nel senso che comunque non è tanto, in realtà è una roba superabile. Voi vi mettete in bagno, preparate la miscela, ci sono mille blog che vi raccontano come preparare la miscela dell'henné, quindi non sarò io a spiegarvelo, anche perché io prendo la polvere, la mischio con l'acqua calda, finito, invece c'è chi aggiunge lo yogurt, il carcadè, un sacco di robe, mai fatto, però potrei provare, soprattutto col carcadè che è rosso. Sporco in bagno, e soprattutto cosa succede? Che è anche più difficile da applicare rispetto alla tinta, perché una tinta ha questa consistenza cremosa che si stende molto facilmente, le erbe tintorie e l'henné hanno un effetto più fangoso, quindi sono più difficili da stendere, ci va più accortezza. Il fatto che si sporchi il bagno, vabbè, poi lo pulite. Un'altra cosa un po' fastidiosa è che per un paio di giorni vi cadrà la sabbietta dei capelli, la troverete dappertutto. Ora, io ho notato che al secondo shampoo già non ce n'è praticamente più, quindi con 2 shampoo ve la cavate e va via anche l'odore un po' fastidioso che ha l'henné. Il mio consiglio quale potrebbe essere? Non fatevi l'henné prima di un evento importante, cioè fatelo magari 2 shampoo prima, in modo da poter eliminare tutta la sabbietta. Ma proprio quando io facevo, che ne so, quando asciugo i capelli, che poi faccio così, vedevo il bagno pieno di questa sabbietta che vi cade dai capelli. Poi vabbè, io ho anche il capello riccio, quindi probabilmente rimane intrappolata questa sabbiettina e non va via al primo shampoo, può anche essere. Però gli unici 3 contro che mi vengono in mente sono lo sporcare un po' in casa, il doversi fare un paio di shampoo per eliminare questa sabbietta e il fatto che si possano ottenere delle gamme più limitate di colore rispetto a quello che è il nostro colore di partenza. Tra l'altro la mia parrucchiera, che è molto carina, mi ha anche detto: guarda che se vuoi te lo metto in testa io, cioè se avete parrucchiere con le quali avete confidenza, lei mi ha detto: vieni così te lo metto io nel lavandino e non fai casino in casa, te lo tengo in posa una mezz'oretta, ti metto magari sotto il casco e poi ti faccio la piega. Quindi ecco, se avete parrucchiere di fiducia magari riuscite a svicolare un po' il casino in casa in questo modo. E questo è quello che penso delle erbe tintorie. Io comunque sono molto soddisfatta del colore ottenuto, mi piace un sacco. Vorrei mantenere però la schiaritura sulle lunghezze, cioè a me questi ciuffettini più chiari piacciono proprio un sacco, però c'è anche da dire che un conto è farsi la tinta chimica tutti i mesi, un conto è andare 1 o 2 volte all'anno a farsi 10 ciuffettini più chiari, ecco, l'impatto sul capello è indubbiamente un altro. E questa è la mia opinione delle erbe tintorie. Io nello specifico utilizzo quelle di Michele Rinaldi, mi ci trovo molto molto bene, lui l'ho visto all'opera, mi giro anche perché possiate vedere con luce diverse, riflessi diversi. Io l'avevo visto lui al lavoro al Sana, ne ero rimasta veramente colpita. Questi sono prodotti che non mi sono stati inviati, me li sto comprando io, li ho già comprati 2 volte e continuerò a comprarmeli, quindi per adesso assolutamente sì. Passiamo allo styling. Mi avete chiesto in tantissime di darvi la mia opinione sui prodotti parentesi bio,
questi che stanno andando super di moda in questo periodo tra le ricce e le ragazze mosse, tutte impazzite per Parentesi Bio. Io ho tre prodotti: Urca Gel Mask Spiroli Mousse Ravviva Ricci, mentre Urca Gel Mask è un impacco idratante rinforzante, e Spiroli Leave-In, trattamento intensivo, modella, volumizza, ripara e nutre la crema, modella, volumizza, ripara e nutre la mousse, e qua invece non c'è scritto. Allora, anche di questi prodotti vi dirò i pro, i contro e come mi ci trovo. Allora, questo styling è fatto con questi prodotti. Negli ultimi 2 mesi i ricci sono sempre stati, un mese e mezzo, dai, 2 mesi, sono sempre stati stylizzati con questi prodotti. Ne ho altri da provare adesso, da mettere via questo e provare qualcos'altro? Forse sì, io sapete che ruoto. L'unico contro che ho riscontrato, contro riscontrato in questi prodotti è che all'inizio non li capivo. Nel senso che mi era stato detto da Lavinia di Ariel Beauty di appena appena lavati i capelli, cioè ancora bagnati bagnati bagnati, mettere Spirolì, cosa che io non faccio. Dopo mettere l'Urca Gel Mask, a metà asciugatura mettere la mousse. Allora io l'ho provato a fare 2 o 3 volte quel procedimento, per me non andava bene perché erano troppi prodotti in testa, mi rimanevano troppo intostati e dopo 1 o 2 giorni li volevo già lavare. Quindi già per me quello non era il procedimento giusto. Io vi leggo la descrizione di questi prodotti e poi vi dico come li uso io. Urca Gel Mask. Consiglio di effettuare un impacco pre-shampoo 1 o 2 volte alla settimana, alternando Urca, Cocco, Oliva, che non ho, per dare la giusta dose di idratazione e nutrimento ai capelli e di lasciarlo in posa per almeno 30 minuti, meglio se con cuffia e asciugamano. Quindi già lì questo gel lo suggerisce come impacco. Io lo utilizzo come styling, però dice anche un trattamento idratante e rinforzante per i tuoi capelli, ottimo anche come prodotto styling. Applicare il prodotto sulla cute fino alle radici, massaggiando qualche minuto delicatamente su capelli asciutti o bagnati, può essere applicato sia prima che dopo lo shampoo anche nei giorni successivi per potenziarne l'effetto rinforzante. Già io fossi un cliente dico: ma io questo me lo compro come styling, come impacco, che cos'è? Questa è la difficoltà che ho avuto io. La mousse è stata pensata per ravvivare i capelli nei giorni successivi allo shampoo, inoltre si è dimostrata ottima per fissare naturalmente la pettinatura, capelli definiti, voluminosi e sani, formulazione naturale priva di alcol, e come la sua gemella Spiroli crema è a base di spirulina, catira, vitamina PP, estratti di carota e altri attivi che la rendono unica nel suo genere. Agisce come fissante senza sporcare o appiccicare i capelli, lasciandoli invece morbidi e definiti, e mentre fa tutto questo li cura e li nutre. E questa è la mousse. Mentre invece la crema, scritto piccolissimo, tutti i tipi di capelli e di barba, ha un buonissimo profumo, questo sì, può essere applicata sui capelli asciutti o bagnati, aiuta a evitare l'effetto crespo, assicurando un liscio fantastico o un riccio super definito. In questo caso si consiglia l'applicazione combinata con il gel mousse di semi di lino parentesi bio, che è questo? Non lo so. Spiroli non è solo una crema modellante, ma è anche un'alleata infallibile per modellare la barba, vabbè, quella non ce l'ho, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io ho provato questi prodotti un sacco di volte, li ho mischiati in un sacco di modi, ho trovato la mia dimensione e ve la suggerisco. Allora, prodotti in crema. A me il prodotto in crema piace tantissimo l'effetto di tutti i prodotti in crema che ho provato, ma purtroppo il giorno dopo io sento il capello sporco. Il mio capello con le creme reagisce così. E le provo da sole, le provo mischiate, le provo in tutti i modi. L'effetto mi piace tantissimo, il riccio mi viene super definito, ma il giorno dopo mi viene da lavarmi la testa. E questo mi è capitato con tutte le creme che ho provato e anche con questa, nel senso che appunto l'effetto è molto molto bello, ma è un prodotto che io vi consiglio se lavate i capelli magari un giorno sì e un giorno no. Se già avete l'abitudine di lavarli un giorno sì e tre no, una volta a settimana, i ricci si lavano di meno in genere dei capelli lisci, a me dà un po' fastidio, però l'effetto visivo è molto bello. La mia combo è questa. Lavo i capelli con shampoo balsamo, metto il turbante non per troppo tempo, cioè non li lascio asciugare troppo i capelli, divido la testa in 3-4 sezioni e distribuisco l'Urca Gel Mask. Faccio anche la riga a un certo punto, come vi ho fatto vedere più volte, magari lo rifarò quel video lì, e poi rimetto anche il prodotto laddove la riga mi porterà la piega, in modo che rimanga ovunque. Massaggio bene il gel affinché venga distribuito bene nei capelli, inizio ad asciugarli, diffusore, testa in giù, dopodiché a metà asciugatura circa metto un pochettino di mousse, prima testa in giù, poi mi rimetto a testa in su, ne metto un po' qua, massaggiando, e un po' di più qua perché io li metto di qua i capelli,
e metto la spuma. La spuma insieme al gel mi dà questo riccio che io trovo veramente bello, definito ma morbido, mentre invece con la combinazione di tutti e tre i prodotti erano troppo tosti, troppo pesanti, mettendo anche, non lo so, questa è la mia combinazione preferita. Il profumo di questi prodotti è molto buono, l'Inci è molto buono, la ragazza che li formula è deliziosa, ricce, lisce, li consiglio, sì. A parer mio la crema potrei anche non comprarla, ma gel e mousse insieme, combinazione stupenda. Ultimo prodotto di cui vi devo per forza parlare, perché comunque fa parte ormai della mia routine da diverso tempo e io mi sento di consigliarvelo veramente, fate questo investimento perché mi rendo conto che è un investimento, è da un anno più che io sento parlare di questo Golden Oil Luxurious Transformation di Amba 2. Guardate, già solo l'eleganza della confezione, è l'unica scatola che continuo a tenere, perché io in genere apro i prodotti e butto le scatole subito. Questa la tengo perché secondo me quest'olio va tenuto come se fosse un gioiello in bagno. Allora, il Golden Oil è un ricostituente riequilibrante della fibra capillare grazie alla presenza di squalene, molecola chimica caratterizzante il sebo del cuoio capelluto. Previene la comparsa delle doppie punte e combatte efficacemente la disidratazione, donando morbidezza, nutrimento, luminosità e fotoprotezione anche alle lunghezze. Prezzo 68 euro. Contiene vitamina E, olio di avocado, di cardo, squalene ottenuto dal residuo di fermentazione della birra, olio di nocciola, olio di semi di chia, ha di tutto dentro quest'olio. Indicato per i capelli secchi, applicare direttamente sulle lunghezze del capello come impacco pre-shampoo, tenere in posa per al minimo 15 minuti e procedere al lavaggio, poi eccetera eccetera eccetera, ve lo potete leggere da sole sul sito. Allora, 68 euro, sì. All'interno ci sono 30 ml di prodotto. Secondo me io lo utilizzo all'incirca una volta sì e una volta no, non riesco a vedere perché la confezione è molto scura, però a tatto vi potrei dire che secondo me una boccetta di queste vi dura 6 mesi, secondo me 6 mesi ce li fate tutti. Utilizzandolo con costanza, se lo utilizzate 2 volte al mese invece che una volta a settimana come me, vi dura anche tutto un anno. E io l'ho regalato anche a Natale questo prodotto, lo sto facendo comprare a tutte le mie amiche che si fidano di me, perché non farei mai spendere quasi 70 euro non ricavandone un euro peraltro di tasca mia, cioè non farei mai spendere 70 euro per un prodotto non valido. Però ci sono dei prodotti che fanno la differenza. Io dalla prima applicazione di questo olio mi sono detta: che cacchio fa i capelli questo olio per renderli così forti, morbidi, belli, ma proprio al tatto lavandoli erano rinati. Poi ho comunque deciso di tagliarli, ma più perché mi ero stufata del fatto che, vabbè, ma questo è un altro discorso, ma il capello anche adesso che è corto, io so che utilizzando l'enné e facendo una volta a settimana questo impacco arriverò indubbiamente all'estate con un capello, questo ciuffo mi sta dannando, arriverò indubbiamente all'estate con un capello più sano rispetto agli anni scorsi. Quindi costa, lo so, è un investimento per il vostro capello, soprattutto se è un capello secco, cioè se avete un capello liscio, splendido, lucente, non vi dico di andare a spendere questi soldi, ma se avete già un riccio che tende al crespo, che tende a seccarsi, che colorate, fatelo per i vostri capelli. Allora, prodotti mirati anche in questo caso come body care, perché è da mesi che porto avanti la stessa routine e quindi ve ne ho voluto parlare. Continuerò ad utilizzarli, ho altre cosine nuove da provare ma non ricordo cosa onestamente, però per l'appunto mi sono voluta prendere un po' di tempo proprio perché sia le erbe tintorie che l'olio Amba 2 che le colorazioni di Michele Rinaldi che parentesi bio, cioè tutto vi incuriosiva molto, quindi insomma video con meno prodotti ma più focalizzato. Ok, adesso io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, buona giornata a tutti.